Buongiorno, good morning, benvenuti a una nuova sessione di Chair Yoga! So welcome for another day, another Monday morning of Chair Yoga. Aspettiamo un secondo che arrivino tutti. Let's wait a second while everybody comes here. Magari chiudiamo un secondo gli occhi, respirare. Let's just close the eyes a second and just breathe while waiting for people to come. Bene, allora buongiorno a tutti, hello everybody, eccoci pronti per una nuova sessione di Chair Yoga. C'era fino a pochi istanti fa, c'era un cuckoo qua dietro, speriamo che torna. Cioè, until a few moments ago there was a cuckoo here behind you, I really like a cuckoo, cuckoo. Let's see if he comes back, if not, anyway it's a beautiful day, your olives. Soaking up all the sun, le olive qui stanno asciugando tutto il sole. Ecco, allora iniziamo. Allora, nello yoga c'è questo concetto di pace, no? Shanti, shanti, da dove arriva anche la parola santi. Se vogliamo, no? Shanti è una pace nel cuore e nella testa, no? E anche l'altro lato di questa è Ahimsa, che sarebbe la non violenza, che sarebbe l'assenza di conflitti nella propria mente, che sarebbe l'amore. So, peace in yoga terms is Shanti, where we have the word Saint also comes from this, no? In yoga, it's all it's peace in the world, but it's first of all, it's peace in our hearts and peace in our minds, no? So then we go on to the concept of ahimsa, which is non-violence, which is the absence of conflicts, mental conflicts. So we haven't all this like, oh, I want to do this, oh, I want to do this, we're clear what we want to do. Abbiamo una chiarezza su quelle che vogliamo fare. Non siamo lì, ah, faccio questa, ma faccio quell'altra, faccio. Siamo chiari, però dobbiamo arrivarci piano piano a questo, no? Faccio un piccolo intro, oggi così. E lo yoga, come dire, si basa fondamentalmente su questo, su acquietare queste onde. Queste onde di pensiero, questi vortici mentali, questa frenesia mentale, lo vuole acquietare. So, yoga is based basically on quietening these mental vortexes, vritti, and getting them quieter and quieter and quieter and quieter. E noi ci affidiamo molto al respiro, alla connessione col corpo, al rilassamento, ok? Più che noi rilassiamo il corpo, meno siamo pronti alla lotta e più sentiamo, iniziamo a tornare un po' più la pace in noi. So, the more we can relax our bodies, the more our minds also relax and the more peace we all feel. This is the theory, Questa è la teoria, in pratica. Quindi prima di iniziare oggi,
prendiamo un po' consapevolezza, è difficile, questa. Prendiamo consapevolezza delle tensioni nel corpo adesso. Ok, so just before we start, we're just gonna try and be aware of the tensions in our bodies. If we can, sometimes we need to move to feel the tensions. Qualche volta dobbiamo muoverci per sentire le tensioni e poi li sciogliamo. Però già una prima presa di consapevolezza, chiudiamo gli occhi e è un momento per sentire le tensioni nel corpo. So just gonna close our eyes and feel if there are any tensions that really spring out to our attention. E se c'è qualcosa che possiamo fare già per, come dire, rilassarli, ammorbidirli. And if there's anything we can do to relax these tensions already, no? Apriamo gli occhi un secondo, eh? E il concetto è un po' questo: se vedo una tensione, sento, lo guardo, perde forza, si scioglie un po'. Ok? So when I look at a tension I've got, it can start to lose its hold on me. But you know, sometimes the muscles are like all like this together. A volte i muscoli sono tutti incatenati così, e quindi ci vuole gli esercizi proprio per, come dire, sciogliere i muscoli. So sometimes, you know, our muscles are really like tightly knotted together, and it's with all the lengthening we do and the breathing that they sort themselves out. E sono, come ho detto in precedenza, no? Sono tensioni psicosomatiche, nervose, ma anche errori, come dire, abitudini acquisiti, come ci muoviamo, anche le attività che facciamo. These tensions, where do they come from? They're psychosomatic, so they're anxiety, stress, fears, any emotions that get stuck in the body. And they're also, you know, it's like if you do things in the same way all the time, or perhaps it's just a way of holding ourselves. Va bene, ok, chiudiamo, pratichiamo, che dite? Pratichiamo? Sì, certo, pratichiamo. Allora, ecco. Che bello. Lo sentite che è tornato il cucù? Ci ha, come dire, benedetto se vogliamo la pratica. So this cuckoo, he's sort of like blessed the practice this morning, and maybe he comes back again, eh? But quello che è noto è che il più mi entusiasmo, il più sono felice di vedere cose semplici, più sono contento poi alla fine. So what I'm seeing is like the happier I am with the smaller things and grateful for things, really the more I appreciate everything around me, Ok, andiamo, pratichiamo allora. Sediamoci sulla sedia, let's sit on our chair. Were you already sitting on your chair? Vado già sulla sedia io. Che non era sulla sedia, cerco di parlare un po' più forte oggi, così non dovete mettere le casse troppo forti. So I'll try and speak a little bit louder today, so you don't have to turn up your speakers or whatever. Allora, mettiamo un secondo la mano sul petto. Let's put a hand on our heart second. E respirare qui, cerchiamo di ammorbidire un po' questa zona qua. Just breathing in this area, let's try and just soften it up a little bit. Both hands if you like. C'è molto, come dire, dolore in questo momento. Noi cerchiamo di proteggerci e a volte fa un po' peso qui. So there's lots of pain in this moment. Psychic pain, obviously physical pain. But so we try and protect ourselves, and this sometimes gets a bit tense here, so really.
Massaggiamo un po' il centro del petto, perhaps just massaging here a little bit. Lasciamo le braccia lungo il corpo. Just let the arms drop down, relaxing the shoulders. So we're trying to think of the spine going up. Cerchiamo di pensare alla spina dorsale che sale su, tutte le ossa che salgono su, cioè che sostengono, i muscoli invece che vanno tutti giù. So we try and think of the skeleton, which is going upwards, all the bones going upwards, the spine, head, and all the muscles, they're going down. Okay? So this releases. A volte la tensione qui è proprio un conflitto tra la testa e il cuore, no? Il cuore vuole fare una cosa, la testa dice no, non facciamo così, facciamo come dico io. E c'è un conflitto. Okay, so sometimes this tension here, you know, it's like a conflict between the mind and the heart. It's like the heart wants to do something and the head wants to do something else. So, you know, we need to sort of agree with them. And generally, we would say that the heart knows better. Generalmente diciamo che il cuore sa meglio, però vabbè, è coperto. La proteggiamo, ok? We protect our heart, so we're not really listening to what it's saying. Ok, facciamo. Giusto così, scuotiamo un po' il piede, shake our foot a little bit. Respirare, breathing deeply with the belly. Ok, the other side. Anche qui, no? Il concetto di ahimsa, non violenza se vogliamo, si applica proprio alle posizioni. Cioè, lo faccio con grande cura verso me stesso. Non sto facendo, no? Con molto amore per me stesso. So I'm saying ahimsa here applies to how we do the positions as well, how we do everything, no? It's if I take my time and do things with care. Then I go more, I move towards peace, let's say. Okay? Vogliamo avvicinarci di più alla pace, no? Vogliamo andare verso il non pace? Questo dipende, dipende. Non vuol dire subire, eh? This doesn't, living in peace doesn't mean subire. Undergoing. And absorbing things that aren't right. Però vuol dire chi vuole vivere nell'agitazione? Who wants to live in anxiety? Ok, giù. Prendiamo. Questo è difficile, eh? Così. This is hard, eh? Relax the wrist. I polsi tengono un sacco di tensione, le mani. Okay, the wrists and the hands, they really, like, really a lot of tension in there. Okay, the other one. It's hard not to do it yourselves, È difficile non farlo da soli, ma. Ok, allora facciamo un paio di posizioni che si, come dire, hanno come l'uccello in mente, no? Gli esseri volanti. So we're gonna do some bird poses now. So one bird pose, come a bit further forward, feet together. Un po' più avanti con le ginocchia, è così. Ah,
sentire come apri qua. Sono un po' giù. Faccio vedere di lato. Ok, on the side it's like this, ok? Respiriamo. Fate giusto, eh? Anche così va bene. Anche così va bene. Aprire se potete, però a portare le spalle indietro. If you can, go down. If you can't, just stay up like this. So open the shoulders and breathe. Fingers working a little bit, le dita lavorano un po', danno una direzione. Another bird, un altro uccello. Mettiamo i piedi qua così. Questo sarebbe il piccione. Un piccione seduto, un po' strano, così, però. This is like the pigeon pose, sitting pigeon pose. Like this, we put hands on the sides like this and open, close the elbows and come a bit forward like this. Se i gomiti si avvicinano dietro, apriamo il petto, il collo sempre lungo. Può essere che dà fastidio un po' qui sul muscolo sotto, eh? It could be that this is a bit annoying on our leg there. You have to find the right spot. Ok, tornare. Belle, no? Queste posizioni nuove, eh? Like these new positions. They're good for the brain. Fanno bene al cervello fare cose nuove. Però se ci sono, come dire, state delle pratiche che vi sono piaciute particolarmente, rifateli, no? Questi video rimangono lì. So I was just saying, if there were some sessions that you particularly liked, then you can always go back and do them in your own time. Ok. Questo è un po' tipo un gallo, no? Ok, in avanti. This is a bit like a chicken, huh? A bit like a chicken. Shoulders together, cioè elbows towards each other. Gomiti si avvicinano un po'. Piano tornare. Profonda. All the air out, tutta l'aria fuori. E in, come succhio, come una cannuccia su. It's like I suck the air in from. And then out. Without using the muscles in the shoulders too much, eh? Senza usare troppo i muscoli nelle spalle, ancora. Very good. Continuiamo. L'aquila. Allora, così. So we're gonna carry on with the eagle. So either just a leg crossed over like this, if we can. Poke the foot behind. Se possiamo, il piede.
posto in alto, o così, so either do like this, ok? Or we do like this, or you like it like this. È uguale, ok? Sentire l'aquila, lo sguardo dell'aquila, questo, ok? Guardate il punto fisso davanti a voi, so we have this really powerful gaze like an eagle. We can see our fingers, but we can see beyond our fingers. Possiamo vedere le dita, ma possiamo anche vedere oltre le dita. Questo uccello con questo intento e questa concentrazione pazzesca. So this eagle with this incredible intention, focus. E questo ci aiuta a ritrovare un po' la concentrazione, no? Questa sono dove sono. This helps us for the concentration, so we're really getting our mind more one-pointed. Unidirezionale, la mente unidirezionale, questo è il grande tema dello yoga. It's a great theme about yoga, one-pointed concentration. So now, cross the legs, and if you can, tuck it behind, if not, just on the side. The other arm on top, or like this, o così, come volete. E dritti, dritti con la schiena. E respiriamo, so we're sitting up straight and we're breathing. Sguardo intenso, so we've got a very strong gaze, powerful gaze. Tornare, sentire un momento gli effetti, just listen to the effects of these poses so far. Quando ascoltiamo dopo, non è solo, come dire, un momento di rilassamento, è proprio un lavoro del cervello di integrare anche i dati che ha sentito. So when we listen to ourselves from one position to another, it's not just taking time out or breather, it's really allowing the brain to integrate the data. Perché noi abbiamo, come dire, cervello, una parte del cervello motorio e una parte sensoriale. Abbiamo sviluppato molto il motorio e poco il sensoriale. Vogliamo unirli. So we've developed a huge amount our motor cortex of our brain and not really so much the sensory cortex. So we want to really bring these together, motory and sensory. This is one of the games, goals. Questo è uno dei scopi, no, dello yoga, questa integrazione motorio e sensorio. Va bene. Allora, un altro uccello. Abbiamo questo uccello qua. Another bird. We've got this bird here, so we put our fingers here. And like this. That's it. Or it could be like this, eh? Could be. Potrebbe essere che la gamba è giù. Se non ci costa fatica, saliamo con la gamba. Apriamo un po' il petto, respirare, breathing. Ok, down, piano giù e cambio. So, anche giù per terra, eh. Also good if you just leave the leg on the ground, if you can lift it a little bit. Potete alzare la gamba un po', se no
La gamba giù può essere lungo, può essere anche un pochettino piegato. So the standing leg could be a little bit bent if we wanted to. Stare un secondo in piedi, let's feel what it's like just to be standing a moment, really connected to the ground, connected to the sky, veramente molto connessi alla terra, molto connessi al cielo, l'uomo tramite i cinesi, ok? So for the Chinese we're we connect the earth and the sky. Bene. Ora momento, diciamo, di gioco. Now a sort of playful moment where each of us we imagine ourselves to be really brightly colored birds. Immaginiamoci di essere degli uccelli molto, molto colorati, no? Con dei bei piumi così. No, vabbè, comunque avete presente come può essere un uccello. E facciamo un bel giro come un uccello bello. So we're gonna just have a walk around a chair like a beautiful bird. Ah, beautiful bird, beautiful bird. Uccello bellissimo. E poi questo uccello anche prova un po' a ballare, un po' gaio, eh? This bird's gonna have like a little bit of a fly, like a happy bird. Chasse. And the bird, he comes. Solo se ve la sentite, ok? Se no, no. Only if you feel like sitting on the chair, do it. If not, not, ok? Because birds, you know, they perch on chairs. Gli uccelli vanno sopra le sedie, ok? Solo se ve la sentite, ok? Mi raccomando. Ok, piano giù. Ci sono altri uccelli, sicuramente. Ah sì, questo. Come l'albero, just like the tree pose, but you come forward, okay? It would be like this, but sarebbe così la cosa, però ho un po' paura per l'equilibrio, quindi facciamo con un braccio solo. Let's do it with just one arm. Respirare. L'altro braccio, the other arm. Cambio, gamba. Change legs. So we want to get this movement. Vogliamo fare questo movimento qua un po'. Questo va indietro un po'. Ok, un braccio dietro. And the other side. Profondo le braccia.
cercando un variante. I'm just thinking about a variation because there's obviously there's the crow pose and there's the peacock pose and there's the firefly. It's not even really a bird, so let's not worry about that. Ok, finiamo questo capitolo con il cimio. Ok, let's just finish this with a swan. We have to adapt every position to the chair. Non dobbiamo adattare tutte le posizioni alla sedia, no? Cioè quello di fare il corvo qua sopra si può fare. Però so we could do the crow pose on the chair, but I wouldn't risk it. Non lo rischierei in questo momento. Ok? E volete sapere il crow pose qual è? Questo qua, no? Che è uno che sta lì sopra. Però non lo fate! Ok, don't do it! Otherwise you're there thinking, oh, what was he talking about? E cosa sta pensando? Quindi, ok, chiuso. Respiro profondo con le braccia. Ancora. Great. Il cigno, grande simbolo nello yoga, eh? It's an important symbol in yoga, swan, the swan, è così. Lo faccio anche di lato, I'm gonna show you on the side as well. So we go down. Solo per farvi vedere, giù così e torno su, zac. E zuc. E zuc. E quando vado giù rilasso anche la testa. When I go down I relax my head as well. Breathe in up, inspiro su, espiro giù, piano, okay, slowly, 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 slowly up, breathe in. Sempre più lento, ogni volta sempre più lento. Next time, la prossima volta, rimaniamo giù. We're gonna go stay down. Rilassiamo la testa, 5-6 respiri giù, ok? Relax the head, 5 or 6 breaths down. Here. Slowly come back up again. Sentiamo gli effetti. Feeling the effects of the whole practice. Immaginarci un bellissimo cigno bianco, Hamsa. In sanscrito Hamsa. Immaginiamoci di essere questo bellissimo cigno bianco. Imagine to be beautiful white swan. Close your eyes, chiudiamo gli occhi immaginandoci un bellissimo cigno.
cigno in pace con se stesso, se stessa. A swan that's deeply in peace with himself, with herself. Piano risentire il corpo e slowly feel the body again. Sentire i piedi per terra, feel the feet on the ground. Take a deep breath of arms. Facciamo dei suoni oggi. We're not going to make any sounds today. So, let's think about today what brings more peace into my life. Pensiamo cosa porta più pace nella mia vita. Non è evitare le cose, è affrontarli con coraggio. So, how to have more peace in my life? It's not really so much about avoiding things, although this could be part of it. No, I don't want to avoid, like, why should I get involved in this situation or whatever. But it's about facing situations. Allora, riflettiamo un po' su questo tema qua, sulla pace, cosa vuol dire per me. So let's just think about what this means, living in peace. And what is my role in not having peace? Cos'è il mio ruolo in questa non avere pace? È complicatissimo, eh? This is a really complex argument to talk about. Però forse vale la pena pensarci un po'. Perhaps it's worth thinking a little bit about this. Io continuerò a lavorare con il dono. La mia intenzione non è da mettere nessuno in difficoltà con questo argomento. A breve scriverò qualcosa per approfondire questo, però trovo un modo per il futuro. So, talking about, I'm going to continue working as much as I can in the gift, and I really don't want to make, I don't want to put anybody into any embarrassment or any trouble. It's really these lessons are really it's what I have to give, so I'm giving. Cioè quello che ho da dare, quindi do.
Però c'è un pensiero molto più profondo dietro. There's a much deeper thought behind this. And slowly we'll start to understand each other. Piano piano ci capiamo su questo, però tranquilli. Ok? So really easy. Peace, pace. E passate una bellissima giornata. E ci vediamo giovedì. So have a really great day and see you Thursday!